Sì, certamente, su questa cosa sono d'accordo con te, Lina. È sicuramente così, per i nostri bimbi si farà tutto, però è inequivoco perché per quante se qualcuno devono fare dei compleanni oppure dei onomastico che festeggono, possono dire pure la maestra oppure la rappresentante di classe dice oggi si festeggia per modo di dire, si festeggia Sant'Antonia, dai. Allora chi c'ha un pensiero? Allora io preferisco, con questo sono d'accordo con te, però dobbiamo vedere tutte le mamme, a volte sì, chi è che sono d'accordo, chi no, alle volte è un equivoco, perché ho avuto anche la mia figlia e non so, ti so spiegare queste cose, già sono esperienze, capito? Sono una vecchia volpa di queste scuole. Senti, c'è qualcuno che la tiene il cagnolino o il cusciano o il maltese bamboncino e fanno i figli, ma ci deve sapere qualcuno a me che si fanno i figli dato uno a me o maschio o femmina? Perché da quanto tempo sto trovando un cagnolino così e non lo trovo. Se qualcuno può ti spiegare le mamme, qualcosa, ma ci deve sapere sopra e puccia. Va bene, grazie a tutte le mamme. Ciao. Valeria, ma infatti io perciò ti ho detto, siamo 26 di noi, ognuno ha un pensiero. Ben venga, il mondo è bello perché è variato. Vabbè, comunque, bando alle chiacchiere, sono d'accordissima con te, d'accordissimo con te in tutto quello che hai detto. Ripeto, io non so se mia figlia mangerà, io pagherò le 15. Ma come spazio mi si è senta sto gruppo? Siete fatti un notebookin e chi di ciò si scarica sempre? Gli altri vendono in WhatsApp a ricutta! Feverti a cervella mille nata vota e già it pure si poteva evitare i commenti per non fare questione nata vota e mo mi fai partire un cricchi in tuo cervello nata vota con me la bestia e mi fai fare come fai a piccione cervello nata vota, no? Che mi fai in fibrillazione nata vota e mi fai salire la caloria la temperatura in corpo, no? Mannaggia Gesuale che lo porco bastardo, no? E fotofiacca cancellata però ha saputo mettere e fa puttana nell'incopo ha cancellato perché forse qualcuno aiuta it ne grande sporca zazzus. Vorrei che tiene la fono, che sei una cristiana e un essere umano, che cambia in coppa a terra e fai schifo popolo italiano con questa fotografia con coppa. Oppure aiuto tuo padre ha chiamato quattro sci ha fatto un impaccio e ha rotto in derina, ha pigliato aereo, apparecchio, aiuto fino a là e ha scuscinato i palati e è rimasta morta in terra innanzi a tutto quanto. Forse perciò ci ha cancellato le fotografie. Ne, fammi capire, ma che cazzo parla a fa? Tu non ne parli proprio, provincia lotta a me, provincia lotta a me, per mezzo che questo parla basso. E si mette la bugiacca fuori innanzi a tutto quanto, io fosse un provincialotto. Ma io si do un caso fino a dentro un buco, lo culo e tu faccia scipa canna, no? Dice sì, o provincialotto chi è? Sono chi sei tu? No, perché mi dato un po' che pesce non pare voto, che se ti autorizza a venire vicino a me a dire che tu vuoi mettere in dolietta i tuoi nato, ok? Non pensare né mai né mai. Uno, perché neanche fa che muccusella che te la fai tu. Due, perché non mi hai trovato un corpo marciapiede. E tre, si può fare l'orge, metta mano a sacco e paute e puttana, ok? Oppure vedi della cerchia che te la fai tu, che se le ragazzine, le creaturelle che ti scopri tu fanno di queste cose, ok? Io sono troppa femmina e tu determinati discorsi a me non me le provo venire a fa. A posto, imparati a parlare. Mo' può partami, può chiamare, ti può chiamare chi vuoi tu, può fare quello che vuoi tu, intendo niente da avere, ok? Con il mondo intero non tengo niente da vedere. Sono stata chiara, tutto a posto, imparati a parlare. Quando la faccio in la bocca, vieni la prima buona che tiene dall'altra parte, prima di parlare, ok? E fin. Scusa che è a scuola guida, eh? Ya mamma, ma ne pochi pazienza, mo cacchi te morti, eh? Insegni geni. Ragazze, buonasera. Vi volevo dire una cosa. Io tenevo
A mia nonna, no, che praticamente quando ci facevano male i calli, lei diceva subito che poi veniva il male tempo, perché ci faceva male i calli e doveva piovere. E che doveva piovere prima. Poi io penso che ho avuto pure io questa eredità, però un fatto particolare, perché a me ieri mi facevano male i calli, mi bruciavano proprio un fuoco. E dicetti, però non chiovo, come mai mi fanno male i calli, come diceva nonno. E invece poi ragazzi, ieri sera poi è venuto il terremoto, io poi la seconda l'ho sentita. Ma che cosa ho capito? Ho collegato tutto quanto, che io ho avuto l'eredità della nonna. Però poi, non per quando il tempo non è buono, ma secondo me quando viene il terremoto, mo vi volevo avvisare che io bene bene non sto, un poco di bruciore ce l'ho, e allora voglio mettere a disposizione dell'umanità proprio questi miei calli, no? Per tutti quanti. E voglio avvisare, io spero di non tanto, però è meglio che stiamo un po' attenti, così uno può scansare, insomma, qualche pericolo. Va bene? Grazie, buonasera. Ciao. Anna Mari, avanti a visitare niente, te la bocca, tu la sei, mi metta la bocca, io ti la bocca, e capiva, capito, non niente, invenzione, non niente, niente di niente, ma se mi siete capiti, se c'è capiva, ma stanno visitando, per più o meno, a visitare la bocca, quando io mi metto niente, capito, che se c'è capiva, che niente. Scusate, qualcuno venerdì ha messo Devita ha messo un giubbettone nuovo, ha messo un giubbettone, scusatemi, un giubbettino vecchio per un giubbettone nuovo. Se qualcuno se lo ritrova, per favore, me lo può far ritornare, visto che il giubbettone era nuovo e a mio figlio questo qua che c'ho addosso è vecchio e non gli va bene? Antonella, vieni!